Un saluto a tutti e ben ritrovati a The World 125 con il secondo episodio del nostro Lex Explore Black Ice mod su Heroes of Iron 4. Riprendiamo dove ci eravamo fermati, potente non avevamo fatto niente, quindi sbloccare il tempo a velocità 3 e dare la possibilità a tutte le nostre divisioni. Ecco qua i primi eventi personalizzati, madonna quanti ce ne sono. Allora, U-Bot Yard livello 2 raggiunto, quindi adesso abbiamo due yard che producono U-Bot. Questi edifici riducono il costo dei sottomarini, catturane o costruisce di più per ridurre ulteriormente il costo. Nice! Meno 5-7%. Fabbrica di aerei pesanti, una ne abbiamo, quindi riduce il costo del 5%. Light aircraft ne abbiamo 3, riduce del 6,2%. Factory di panzer, quindi fabbrica di panzer ne abbiamo 2 e lo riduce del 5,7%. Shipyard normale ne abbiamo 4 e lo riduce del 6%. Non abbiamo nessuna fabbrica di munizioni, di ammo, sì, di munizioni. Questo non è bello perché questi riprovano improves land naval air force, quindi migliorano tutto in generale l'esercito per essere più efficiente. Abbiamo 4 fabbriche di artiglieria, good. Non abbiamo nessuna fabbrica di trattori, sì, di trattori, di camion, what a shame. Small arm, quindi di armi leggere, ne abbiamo 7, wow, quindi 9% in meno di costruzione. Abbiamo anche produzione di uniformi, quindi non so se ci avete fatto caso nello scorso episodio, ma si producono anche gli uniformi nella Black Ice. Questo riduce l'attrito delle tue armate. Soldier get more better uniforms, quindi meno 4% di attrito. E questa è un'altra cosa simpatica della Black Ice, ci sono accordi commerciali. Possiamo decidere di mandare alla Finlandia, in questo caso, una piccola parte dei nostri camion. 80% di mandare 100 camion, 20% di mandare 300. Meno 2% di output e più 1% di political power. No, al momento no. Scegliere il nostro focus. Possiamo scegliere un focus militare per migliorare una parte del nostro esercito. Wehrmacht, Luftwaffe o nessuno dei due. Wehrmacht, Luftwaffe, no, facciamo la Wehrmacht al momento. Green Army Command. Abbiamo meno di 2000 pezzi di equipaggiamento per i comandi, ovvero per le postazioni di comando. Quindi viene attivato un nuovo spirito nazionale che andrà a influire sull'organizzazione e i battle plans, sui piani di battaglia. Naturalmente abbiamo un Green Army Command, abbiamo un esercito giovane, verde, senza esperienza, che ci dà il meno 10% di planning speed e meno 10% di training speed. Abbiamo finito anche la ricerca delle SS. Heinrich Leopold Himmler, Reichsführer of the Staffel, è stato conosciuto come l'organizzatore e per aver selezionato gli alti componenti e subordinati subordinati come Reinhard Heydrich. Dal 1900 in poi è stato sia capo della polizia di Stato che ministro dell'interno e bla bla bla, includendo la Gestapo. Questo è il male incarnato, let's avoid this. Naturalmente se uno non sceglie di fare l'SS, lo sceglie perché vuole farlo. Quindi abbiamo, ci dà un National Spirit Waffen SS, ci dà più 0,20 di political power, popolazione reclutabile più 1%, e division training che però aumenta perché naturalmente le Waffen SS erano truppe d'elite che magari ci chiedevano più tempo per essere reclutate. Quindi vai Heinrich. Poi abbiamo la LSSA Leibstadt SS Adolf Hitler. Quindi questa divisione è iniziata come guardia personale di Adolf Hitler, garantendo la incolumità del Führer. Inizialmente era un reggimento, solo reggimento, poi è iniziata ad essere una divisione di elite. Insomma, Leib uguale body, torso. Standard uguale der Schnuffnaffel. Vabbè, insomma, forma dell'LSAH che ci dovrebbe venire piazzata a Berlin, eccola qua. Unità d'elite non è molto forte, devo essere sincero, ha un template abbastanza debole, come il mandatore ci dice che era semplicemente una guardia del corpo di Adolf Hitler, non era una cosa molto d'elite. Andiamo a vedere SS Regiment, è proprio debole, è proprio una... è la stessa, come faccio a vedere il template? C'è un modo per vedere il template, eccolo qua, sì. Ha proprio questo, è una divisione proprio inutile. La diamo in gestione a qualcuno sul teatro occidentale che ci servirà prima di quello orientale. No.
la diamo anche a un comandante dell'SS. Vediamo skill. Magari non quelli pessimi. La diamo a Walter Kruger, che è un Panzerleader Waffen SS. Quindi la diamo a un SS, Walter Kruger, perfetto. Questo lo rinominiamo Ober, quindi O punto comando K W The Wehrmacht, che sarebbe comunque quello occidentale, che poi alla fine sarebbe quello. E di qua lo chiamiamo Oberkommando de Heeres. Oberkommando H, che non sarebbe Oberkommando Est, ma più o meno il senso è quello comunque. Uno è della Wehrmacht, uno delle forze di terra. E alla fine furono splittati, uno per il comando delle forze occidentali, uno per il comando delle forze orientali. Il buon Guderian, anzi Guderian, non c'è, sì c'è Guderian. Il buon von Meierstein mi va ad Amsterdam e il buon Guderian a Eindhoven. Perfetto. Possiamo ricercare altre divisioni di SS. After il primo genere. Ricerchiamo la Totenkampfwambarde. Ricerchiamo anche queste zero... Ah no, prima già abbiamo fare le historical SS. Potete scegliere se fare delle SSI non storiche e vi daranno date le divisioni a random. Oppure delle divisioni storiche. Io andrei per quelle storiche, visto che comunque stiamo giocando in modo storico. Quindi adesso dovrebbe partire a brevissimo, un giorno di tempo, eccole qua. SS Historical Setup. Le SS è un'organizzazione paramilitare organizzata per sotto Adolf Hitler, il Partito Nazionale Socialista. È iniziata come una piccola guardia del corpo del Führer, eccetera, eccetera, volontari. In novembre del was changing Lebensstandarte, insomma, vi parla della storia delle SS. Quindi adesso andremo a formare la divisione Deutschland, Germania SS e la VT Standard. Perfetto, queste dovrebbero essere sempre divisioni abbastanza deboli. Dove sono andate ad essere formate, naturalmente mancano di equipaggiamenti queste oltretutto. No, queste sembrano già più forti. O forse no. Sono leggermente più forti, ma non così forti. E comunque mancano di equipaggiamenti. Comunque diamole tutte a Kruger per il momento le SS. Ta ta ta, qua ne abbiamo una. Qua ne abbiamo un'altra. Ta ta ta. Forse questa è la... Ah no, questa è la LS. Le SS le facciamo venire tutte al Magdeburgo. Ce ne dovrebbe essere ancora una, perché erano tre. Una, due, tre, ne manca una. Dove me l'è andata a piazzare? Beh, salterà fuori. Ok, abbiamo un nuovo focus. Potremmo ricercare anche la Totenkampf, ma non abbiamo più equipaggiamenti, quindi no. Siamo già completato Wehrmacht, perfetto. Ah, perché abbiamo scelto il focus, ok. Iniziamo con la Renania. Non voglio ricercare dare fabbriche agli Stati Uniti all'inizio, perché cosa ci manca? SS Infantry Equipment. È vero, in effetti non ci avevo pensato. Dov'è? Eccole qua, SS Uniform Boots. Insomma, vedete che si differenziano anche fra le uniformi normali. Abbiamo le uniformi delle SS. Togliamo un Panzer 1 e mettiamo le uniformi delle SS. Non che ne abbiamo bisogno estremo, però. Eccola qua. No, questa l'abbiamo già ritrovata. Qua ce n'è una. Sono nere, quindi si riconoscono le SS. No, forse erano solo due le divisioni. Questa è la Germania SS VT Standard, è la stessa. Pensavo fossero due divisioni. Va bene così. Perché Guderian non sta portando i suoi Panzer al confine? Non sti legte. Watch Troop Berlin. Queste qua sono scarse, anche se non mi ricordo male, sì. Sono proprio divisioni di controllo. Watch Troop penso sia sinonimo di guardia nazionale. Cosa di questo tipo. Abbiamo molte divisioni scarse con cui partiamo. Ok, dovrebbero muoversi. Perché non si muovono? Ah, forse perché non può andare, vedete, non può andare qua. Alla fine ci fa mettere il fronte, ma non ci fa andare le divisioni, ok, capito. Ah, molto chiaro, tutto molto cristallino. Allora, prendiamo le divisioni di Garrison, che potremmo anche dismetterle.
Ci abbiamo anche le coastal forte. Comunque diamogli un nuovo generale. Ok, non stiamo più negoziando. Ok, nuovo teatro. Perfetto. Gli diamo un generale del cavolo. Diamogli uno di livello 2 senza troppi... Anzi, diamogli Edward von Kleist, vai. A capo delle nostre divisioni di controllo. Garrison area. Diamogli il controllo del... Però che palle che ogni volta che schia... Questo non l'hanno ancora fissato, perché se clicchi per sbaglio su... Diamogli il controllo del sud della Germania. Dobbiamo anche rifare la nostra marina. Marina, marina, marina. Allora, vediamo cosa abbiamo qua. Kriegsmarine. The Kriegsmarine Return. Wolfpack. Create a new fleet, all coastal submarine. What? Cioè questa va per mare, coastal artillery va per mare, sono delle navi. Ah, basta saperle queste cose. Però sta a terra, quindi si può muovere anche via mare questa roba. Ah no, no, si sta semplicemente rideployando, che picio. No, ma tu non dovevi essere qua. Vabbè, va bene che vai lì, però non ti volevo lì. Tutti i sottomarini sono stati sì, quindi fate un bel... Qua ci sono dei sottomarini, perfetto. Wolfpack. Qua non ci sono più sottomarini. Uberflot, abbiamo ancora dei sottomarini. All coastal submarine. Yellow submarine. Ci sono, sono anche i sottomarini costieri, quelli che possono invece andare più a largo. Quindi eccezionale veramente. Sono dello stesso tipo. CSS3. CSS3. No, questi sono due addirittura, sono più vecchi. Andiamo lì. Mettiamoli a sto punto tutti assieme. Naturalmente per la Germania, per la grande Germania, abbiamo un focus dedicato tutto ai sottomarini. Addirittura abbiamo attack sub. Questo non so cosa, cioè sinceramente gradirei che scrive coastal submarine, quindi sono tutti sottomarini costieri. Long range, questi qua sono quelli di mid range e questi sono quelli invece long range, quindi vorrei ricercare questi al più presto possibile. Abbiamo naturalmente tutte varie cose, abbiamo ad esempio Hull Design 1, Hull Design 2. Come facciamo a avere già quelli di livello 3? Type 2B, Type 1B, Type... Ah, ma sono i primi questi proprio. Il 2B quindi è meglio. U-Bot 3B. Additional compartimenti. Vabbè, insomma, poi vedremo le statistiche varie e vedremo quali costruire. Tanto lascerei costruire quello che hanno impostato di base gli sviluppatori della mod. Stiamo proponendo una Schnaros class. Questo l'hanno fatto per non spammare. Ci sono solo 4 dockyard per non spammare cose. Qua stiamo producendo... Abbiamo diversi destroyer in produzione. Attack sub 1, 1, type 2. Mid range, ok, lasciamo tutto come hanno fatto loro. Ok, qua ci sono delle divisioni di garrison, qua ci abbiamo degli alpini che mandiamo a Albon Vecchio, come si chiama? Albon Vecchio von Rundstedt. E Renania sta per finire. Qua c'è il numero di fabbriche che abbiamo, naturalmente potete anche venire a vedere qua dove è il numero di fabbriche. Ok, distruggere tutti i nostri stormi. Small arms deal. Possiamo dare 100 di equipaggiamenti, avere sempre meno 2 di output, no deal. Per il momento no deal. Preparazione per i giochi olimpici invernali del 36. After un successo, the German Reich troops across the border take control of the country. German soldiers cheering.
Anschluss of house and underline. What? Vabbè. Ordering, questo è importante invece. Ordering Ausflusswelle 1. Durante la seconda guerra mondiale le divisioni tedesche sono state mobilizzate in ondate, Wellen ondate, in modo che in base alle richieste della guerra, più c'era bisogno di divisioni, più venivano ordinate nuove divisioni, quindi addestrati nuovi soldati. Gruppi di fanteria, allo stesso tempo, insomma, ci sono state almeno 35 ondate in vari periodi, insomma, ordiniamo la prima ondata di unità. E adesso dovremo vedere delle divisioni in giro per il nostro Reich che non hanno un gruppo. O forse era solo l'ordine di iniziare a pensarle. Oh no, sono delle divisioni di garrison. No, quella era una che c'era sfuggita. Probabilmente le abbiamo solo ordinate la prima ondata, poi arriveranno effettivamente. Ok, stavamo intanto distruggendo tutti i nostri stormi. Ok, per la guerra contro l'Olanda. Perché voglio andare in guerra con l'Olanda? Voglio andare in guerra con l'Olanda per il semplice fatto che hanno colonie ricchissime di risorse. Naval bomber abbiamo tutto. Ok, abbiamo tolto tutti i bombardieri. Quanti aerei che abbiamo qua? Perfetto. Voglio partire con l'Olanda, o Netherlands, Paesi Bassi, perché hanno tutto questo popolo di risorse qua in... nelle Indie. Quindi sblocchiamo il tempo e poi appena abbiamo i punti faremo un bel focus sull'India, sì, sull'Olanda. Ho letto sul forum che potrebbe succedere che le colonie olandesi vadano alla Gran Bretagna. Quindi proprio ti infili il coltello nella piaga se succede. Non so se sia buggato al momento o sia una cosa voluta. Dallo sviluppatore ho letto che è voluto in modo tale da non avvantaggiare il player tedesco, perché in effetti se noi prendiamo tutta questa gomma e tutto questo petrolio, l'unico inconveniente che abbiamo del non poter avere risorse sufficienti per la creazione della nostra armata diventa praticamente... Non c'è difficoltà con la Germania. Gradirei che si creasse, non so, una sorta di stato indipendente del Reich con cui dobbiamo commerciare, quindi non è tutto nostro, anche se è vero che possiamo chiederne quanto ne vogliamo, però una parte non potremmo averla, diciamo. Comunque, rimetterizzazione della Renania, vedete che anche le immagini sono state modificate. It's German territory, perfetto, abbiamo nuovi punti politici e andrei a fare un claim subito sull'Olanda. Friesland, 246 giorni, 196 potere politico, yes. Ok, iniziamo col piano quinquadriennale di Göring. Göring's plan. Jawohl. Göring's plan. Mentre intanto le nostre divisioni raggiungono Zufront. No deal. Quanto abbiamo di infantry equipment? Abbiamo, vai. Facciamo queste cose. Tanto ne abbiamo di infantry equipment. Dov'è? Qua. Più 1200, insomma. Abbiamo bisogno di più pack. Quindi poter ridurre le infantry equipment. Togliamo questo. Poter ridurre gli infantry equipment. Più che altro il K98. Ridurlo così. Metti in pausa. Metterne uno in più nei pack. Dov'è i pack? Eccolo qua. 4. Aumentare la produzione di Panzer 2. Voglio sostituire tutti i Panzer 2. Dov'è? Sì, però se non metti Panzer 2. Eccoli qua. Perfetto. Aumentare ancora la produzione di Panzer 2, che già va a rilento. Abbiamo 500 Panzer 1 e 416 Panzer 2. Possiamo produrre sicuramente una divisione di meccanizzata. Di cosa ha bisogno quella divisione di Panzer però? Mancano i pack, di nuovo pack, motorcycle equipment e supporto, quindi possiamo metterne un'altra. Non abbiamo più Panzer 2 però, quindi basta. Due nuove divisioni di Panzer 2, British Raj.
sono stati molto rivisti i nuovi Dance Show, cos'è? Intratteniamo i nostri visitatori stranieri con la cultura tedesca, va bene. Intratteniamo il mondo, contento. Quindi possiamo già fare l'Anschluss. E dopo il primo marzo del 38 abbiamo 500.000 di uomini e di soldati. Penso che arriveremo prima a avere 500.000 di uomini e di soldati che... Toward the pack. Adolf Hitler, we must rally. Bam 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 bam. La la la, produciamo... Aggiungiamo una divisione. Ok. Per il resto abbiamo tutto, potremmo fare degli stormi qua per combattere l'Olanda. Li farei da 50. Questa è la versione potenziata di questo? B-1, penso di sì. Oh, l'Italia ha battuto l'Etiopia. Ok. Closing ceremonie bla 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 Germany. Ordiniamo a 25-26 divisioni di infanteria. Ordiniamo la divisione Klutzwing, Kohl, Darm, Koblenz, create them, yes. Ok, vaffanculo, sbagliato. Questa fase la odio sempre. Ah. Perché è control per 10, quindi 50. 50, ok, va bene, 2. Poi abbiamo dei Donier, facciamoli da 30, i bombardieri. No, 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 cancella. Da 40 mi è uscito questo, va bene così. Questo è un closer support. Ok, quindi nuova tecnologia, cosa abbiamo ricercato? Questo sì, continuiamo mechanical computing. Bene Lux, madonna quante cose possono fare adesso gli aerei. Facciamo gli air superiority. Strategic bombs, sì, strategic bombing per i medium bomber. E close air support. Cioè i fighter possono fare qualsiasi cosa in questo momento. Interception, port strike. Naval strike, perfetto. Non so se abbiamo delle unità lì. Hey, hey! Piano di Göring. Adolf Hitler ha iniziato un nuovo piano economico. Hermann Göring è stato messo in carica di questo piano, ricevendo il titolo di Reich plenipotenziario. La sua giurisdizione permette lui di spaziare, di avere decisioni che spaziano dal Ministero dell'Economia, Agricoltura e Difesa. Espanderà sicuramente il suo controllo sulla Luftwaffe. Bravo Ciccio Bombolo! Quindi possiamo prendere Hermann Göring, che ci dà più velocità di costruzione delle fabbriche. Oppure Rudolf Hess, che guadagna, che ci fa guadagnare più 25 di potere politico. No, Hermann Göring. Per quanto fosse un banzone buontemperone, Hermann Göring ci dà dei bonus non indifferenti, quindi va bene così. Shirallala. Quando ci vuole per poter scegliere anche il... Eccolo qua, perfetto. Capitano dell'industria. Meno 15, abbiamo quindi un totale di meno 15% della costruzione di fabbriche, che è perfetto, perché abbiamo bisogno di fabbriche come il pane. Comunque. Stiamo producendo U-Bot come se non ci fosse un domani. Perfetto. Select All Submarine Mid-Range. Questi sono i sottomarini da raggio medio. Qua abbiamo 3, 4, ok. Uniteli tutti. All submarine, ok, questi sono tutti sottomarini costieri. Qua abbiamo, dov'è la nostra Kriegsmarine?
Ok, direi che per questo secondo episodio può bastare. Stiamo iniziando a gestire il nostro esercito. Vedete che abbiamo sottomarini da raggio medio, quindi type 1 e mid range. Andiamo un attimo a vedere prima di concludere l'episodio. Type 1, quindi questo qua è da raggio medio, in effetti mid range. Potevano scriverlo qua sopra comunque. Qua sopra, sotto Kriegsmarine. Questo è long range, dobbiamo ricercarli assolutamente. Fare una pesante guerra navale agli alleati, anche perché ho letto che si può fare davvero dei blocchi navali come Dio comanda adesso. Oltretutto, vedete, non ve l'ho fatto vedere nello scorso episodio, ma il Sahara è finalmente bloccato e non ci può andare più nessuno. Nulla, direi che per questo episodio è tutto, un saluto alla prossima, ciao ciao!